Lazio, notte da storia all'Olimpico, 2-1 al Porto, e prima da sola nella classifica della prestigiosa Europa League, Roma ancora al buio, 1-1 in Belgio contro la modesta Union Saint-Gilloise, 4 partite, 0 vittorie, la Fiorentina si è fermata a Nicosia, Cipro, dopo 7 successi consecutivi, domata da un Apoel, 2-1, svelta in contropiede e avveduta nella gestione del vantaggio. Con le ultime 3 squadre italiane impegnate nelle coppe europee, si è concluso giovedì sera il trittico settimanale delle competizioni UEFA, Champions, Europa League, Conference, con un bilancio complessivo più che soddisfacente, 4 vittorie, Milan, Atalanta, Inter, Lazio, 2 pareggi, Juventus e Roma, 2 sconfitte di misura, Bologna, Fiorentina. 3 squadre italiane, su 8, sono già ad un passo dagli ottavi, Lazio, Inter, Atalanta. E siamo soltanto alla quarta giornata delle 8 previste dalla nuova formula? La prima fase, almeno per Champions ed Europa League, terminerà a fine gennaio 2025, invece la Conference concluderà le sue 6 giornate di qualificazione il 19 dicembre.